Che voi siate pronti o meno, io sono tornato col cappello sempre in testa ed il sorriso stampato. Siamo pronti a cominciare, qui la noia va via. Se comincia, dillo, stai su Telepavia. Tu mi vedi da lontano col cappello in testa e quando arrivo io può cominciare la festa. Ma ricordati di noi, anche se è un problema, alza la cornetta che ne vale la pena. Con la fame in pancia camminiamo sparsi, ci riunisce il profumo del salame di Varzi. E mi accorgo ancora di più che la vita è bella se faccio un salto a Parone e mi ci mangio un'offella. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Ciao carissimi, ben ritrovati a Dillo a Telepavia. Oggi si parla di relazioni interpersonali, il classico rapporto uomo-donna all'interno della coppia, rapporto però sempre più guastato dalla crisi economica. Ebbene, ci occupiamo proprio di scelta del partner. Pensate che negli altri paesi c'è stato proprio uno studio, a partire dall'Inghilterra, uno studio voluto dall'Huffington Post. In pratica questo importante giornale ha chiesto alle donne come scelgono i loro partner. Ebbene, i risultati sono inquietanti. Pare che il 75% delle donne non voglia assolutamente un uomo che ha già dei problemi di crisi economica oppure che non abbia il lavoro. E questo insomma è il dato che ci fa un po' più preoccupare. E insomma in questa puntata ci vogliamo chiedere, ma in realtà l'amore oggi conta? Buona puntata! Dipende dall'età. Dipende dall'età. Sì. Non bisogna valutare tutto solo su quello, secondo me. Ma dipende se me lo dici o meno. Sì, se già c'è crisi, c'ha problemi economici, già evito a prescindere, no? Magari 20 anni fa ti avrei detto sì, sarei uscita lo stesso. Adesso, che ne ho un pochino più di 40, ti dico no, ci penserei su 2 volte. E certamente, ad essere proprio schietta, no, dire le cose come stanno. Faccio io la parte dell'uomo, quindi porto io a casa lo stipendio. Ah, te ne freghi? Sì, me ne frego. Intraprendente. Tendenzialmente sì, è vero, anch'io. 22. Sei abituata al fatto che quelli con cui esci non hanno un soldo, immagino. E se ti piace proprio? Vabbè, effettivamente hai ragione. Effettivamente c'ho ragione. Se ti piace, pure la crisi. No, beh, il lavoro è importante, però cioè adesso sono cose risolvibili. Dipende da quanto tempo è a casa. Perché se è a casa tipo da 3 anni, magari comincerei un po' a preoccuparmi. Poi io sto ancora studiando, quindi non è per forza l'uomo che deve portare a casa uno stipendio più consistente della donna oggigiorno. Non lo so. Perfetto. Ci penserò, non lo so. Sono già a posto così veramente e di quanto ha l'uomo non mi interessa. Nel senso, ecco, preferirei in età più avanzata uno che almeno abbia un lavoro. Sempre in Inghilterra il sondaggio ci rivela come il 42% delle donne magari non direbbe un no secco, però almeno ci penserebbe e darebbe un tempo di scadenza, insomma, a questa relazione. Mentre invece in Spagna si riflettono abbastanza gli stessi dati. Anche in Spagna l'80% delle donne non inizierebbe mai una relazione con un uomo che ha già dei problemi di crisi, che non ha un lavoro. Bei dati, care. Sì, io lo guardo l'uomo, anche se squattrinato, se merita. In Italia? Non lo so, chiedo a te. Non lo so. Vabbè, sì, una ci esce. Magari, che sa, non possiamo basare tutto sulla questione economica, dai. Sì, forse sì, con una leggera prospettiva futura. Un po' titubante. Sì, direi forse anche di no. La prospettiva si deve vedere. Mica dovrò mantenerlo io, scusa. Nel senso, se c'è l'amore, anche se non ha lavoro, sì. Cioè, chi se ne frega? Secondo me, se due persone stanno bene insieme, non credo che tutto debba sfasciarsi solo tra virgolette per quello. Il portafoglio non lo guardiamo. Secondo me, se vuole un rimedio si trova. Sì. Gente brillante, gente intelligente, un rimedio lo trova. Ma purtroppo il problema non si evidenzia soltanto nella scelta di un partner, bensì anche all'interno della vita matrimoniale. Purtroppo la crisi economica è uno dei principali motivi di separazione o causa di divorzio. E questo non accade soltanto all'estero, ma purtroppo sempre di più anche in Italia. E voi che ne pensate? È davvero così? È la crisi a rovinare la famiglia? Ma no, ma che significa? Sì. No. Perfetto. Dipende sempre da quando si riesce a incentivare il proprio uomo poi a trovare un altro lavoro. Sì, probabilmente la persona comunque si sente in forte difficoltà, come di fatto è, e probabilmente anche all'interno della coppia si crea una difficoltà tale per cui... Perché il problema economico crea sempre discussioni in famiglia. E quindi è inevitabile che poi si arriva a una rottura. Ma secondo me no.
No. Conta ancora l'amore. Sì, dai. Ci sono coppie che forse si uniscono di più, ma tante secondo me non riescono a sopportarlo, non reggono e si sciolgono. Pesa, ma non è la cosa principale del divorzio, nel senso che è un fattore che si aggiunge ad altri fattori, penso. Sempre periodi di crisi creano problematiche. Sempre a parlare di soldi stiamo alla fine. Sì. Sono già rapporti distrutti che crollano con delle scusanti. Se si stimola poi magari l'amore lo trova, no? L'amore conta? Sì, un sacco. Sì, conta. Sì, certo. Alla grande. Certo. Sì, diciamo di sì. Sono positiva. È difficile. Quanto conta? Anche due cuori in una capanna. No, non è dura, è dura. Nessuno dice mai. E questo è quanto. Insomma, i dati non sono forse troppo felici, però sono almeno contento che la maggior parte delle donne che ho incontrato oggi mi abbia risposto sì, l'amore conta. Ancora, per fortuna. Pubblicità. Novembre 1885. Röntgen scopre i raggi X, lo scheletro di una mano sinistra con una fede nuziale all'anulare, e ciò che apparve sulla prima radiografia della storia. Per testare le proprietà dei raggi, Röntgen utilizzò diversi oggetti, verificando ogni volta che questi ultimi risultavano trasparenti ai raggi, in modo da produrre un'immagine della loro struttura interna sulla lastra fotografica. Il test con la mano della moglie gli mostrò che anche il corpo umano era trasparente ai raggi, ad eccezione dello scheletro. La scoperta dei raggi X, fondamentale per i successivi studi della radioattività, valse a Röntgen il Nobel per la fisica nel 1901. Benvenuti al Parco della Vernavola. Oggi qua è pieno di studenti che per la giornata si trasformano in sentinelle del parco. Buona puntata. Così. Grazie, amico Bosco. Tu sei un amico per me. Grazie, amico Bosco. Tu sei un amico per me. Per gli animaletti che vivono per me. E allora vi presento le sentinelle del parco, oggi della Vernavola nello specifico. Complimenti a tutti, lei è Chiara Cavaliere ed è insomma l'organizzatrice, diciamo la referente principale di questo progetto. Ma ci sono anche tutti questi ragazzi che si sono adoperati, quindi applauso perché ve lo meritate. Oh! Allora Chiara, giornata importante per il parco, per tutti voi, raccontaci un po' quello che avete fatto in tutti questi anni. Allora, questo progetto finanziato dalla Careplo ci ha portato a concludere oggi con una cartellonistica che rimarrà qui all'interno del Parco della Vernavola, che conterrà dei consigli, delle norme comportamentali e delle nozioni scientifiche utili per tutti i fruitori. Abbiamo visto che
perché il parco è molto spesso lasciato un po' a sé, ma più che altro perché tutte le persone, tutti i cittadini che amano in un certo senso stare qui sembrano non amare in realtà il parco e quello che poi è il suo valore. Parte l'applauso, giustamente. Questa mattina ci saranno anche delle scuole che vengono qua proprio per sfruttare il parco, per conoscerlo, impareremo a vedere la cartellonistica, impareremo anche qualche consiglio da dare a casa su come si trattano i parchi e quant'altro, ma poi soprattutto sarà anche una giornata di divertimento. Non vi svelo poi troppo, sappiate che adesso iniziano delle attività, ora li lascio andare perché è l'ora della merenda. Bravi, un bel applauso, ci vediamo dopo però con voi, Parliamo adesso delle attività che coinvolgeranno gli studenti delle scuole che ci hanno raggiunti alla Vernavola. Intanto vi presento Martina. Ciao Martina, anche lei fa parte di tutti coloro che hanno organizzato questa bella giornata e che hanno lavorato in questi 2 anni soprattutto. Sì. Ecco. Allora Martina, cosa avete pensato per i ragazzi oggi? Allora, oggi per quelli di seconda ci sarà una visita guidata per il parco e noi interpreteremo degli animali giusto per vivacizzare un po' la gita, per non farla sembrare noiosa. Mentre quelli di prima, di terza vendita, hanno fatto per quelli di prima media una caccia al tesoro. Ah, bello, quindi in giro per il parco. Sì, tutto per il parco, seguendo i nostri cartelloni ovviamente. Bene, naturalmente anche noi seguiremo tutto quanto anche per scoprire la nuova cartellonistica. Vi è rimasto per caso un costumino da asino per me? No, dai, quello no. Va bene, andiamo. Tu sei un amico per me. Il fischio vorrà dire che partiamo con la gara. Da quel momento dovrete cercare di essere bravi ma anche veloci, perché vince il primo che arriva al tesoro. Per ogni squadra dovrà dirigersi verso una di quelle ragazze che sono pronte a spiegarvi la prima prova, quindi sono pronte a darvi l'indicazione sulle prime prove che vi aspettano. Pronti, attenti? Parliamo anche di coloro che hanno deciso di aderire a questa giornata. Sono con Suor Piera, che è direttrice dell'Istituto Maria Ausiliatrice. Oh, molto bene. Tra l'altro avete 2 classi, quanti sì. anni hanno? Questi sono bambini di seconda primaria. Molto Abbiamo bene. Scelto loro perché per inaugurare questa giornata così bella, e sono bambini che insomma bisogna portarli a gustare le bellezze della nostra città, del parco, imparare anche a viverli, no? Nel senso pieno, nell'educazione, nel rispetto dell'ambiente e anche nel senso della gratitudine per le cose belle che noi abbiamo anche nella nostra città. Grazie, amico Bosco. Ha le ali ma non le piume, vola ma non cinguetta, cos'è? L'ape. La farfalla, dai muoviti. 2. L'abbiamo cercato ovunque, ma di lui non c'era nessuna traccia. Voi mi aiutate a trovarlo? Sì! Allora andiamo! C'è naturalmente con noi l'assessore Fabrizio Fracassi, assessore all'ambiente del comune di Pavia, naturalmente. Dato ben ritrovato. Grazie. I ragazzi si sono fatti sentinelle proprio del parco della Vernavola. Perfetto. Hanno anche dato qualche, attraverso una lettera, qualche suggerimento. Una al serie comune. Di input, sì, sicuramente importanti. A che punto siamo? Noi abbiamo messo insieme, come dicevo, una serie di operazioni. Abbiamo avuto questo finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, con copartecipazione Università di Pavia, Parco del Ticino e Comune.
importante, per cui andremo a fare una serie di interventi direi decisivi per riportare questo ambiente in modo ottimale e farlo diventare un qualcosa di strepitoso. L'ambiente è importante, l'ambiente è tuo, la terra è tua, cerca di preservarla e mantenerla nel migliore dei modi, non serve la spazzatura. Ecco. I ragazzi devono giocare, i ragazzi possono giocare, le famiglie possono arrivare e benvengano, però nel momento in cui usufruiscono lasciano il parco così come l'hanno trovato. Molto bene, grazie mille. Io direi di approfittare per andare proprio a chiedere ai ragazzi che cosa hanno imparato dopo questa bella esperienza. Complimenti, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi, grazie di tutto. E voi cosa state cercando? Sapete dove è andato? No! Beh, madre natura, possiamo iniziare dal regno delle talpe. Sicuramente la talpa saprà darci qualche indicazione. Che ne dite, andiamo? Sì! Vai, andiamo! Tutti dietro di noi, Dall'Europa sono arrivati gli animali, eccoli qua. Dentro il cerchio fanno un giro e l'appello si farà. E allora, visto che siamo qua per imparare, impariamo anche come rispettare un parco con qualche bel consiglio che i ragazzi hanno messo a nostra disposizione. Tipo, ricordati di non buttare niente neanche nella vernavola. Prenditi cura delle attrezzature che usi. Porta al guinzaglio il tuo cane e raccogli anche i suoi bisogni. D'altronde lui non può farlo. Lascia i fiori al loro posto, sono belli così. E infine, era buona la merenda? Adesso però butta i rifiuti nel cestino. Come va la caccia al tesoro? Come va? Cosa state cercando? Una spiga. Una spiga? Ah, una spiga! Leone, dromedario. Ragazzi, come va la caccia al tesoro? Male! Come male? Non troviamo degli animali e non so. Abbiamo trovato un ramo, delle foglie e dei rifiuti e basta. Perfetto. Quanti siete però? Tanti? Dai, al lavoro, forse che vi battono, forse vi battono. Ci servono degli animali. Lupo, castoro. Alce, stambecco, aquila, falco, cavallo, capra, gufo, leone. Leone? No, leone qui non c'è, il leone qui non c'è, non c'è. La 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 la. E dall'Africa sono arrivati gli animali, eccoli qua. Dentro il cerchio fanno un giro e l'appello si farà. Leone, dromedario, ippopotamo. Adesso vi presento un altro amico, lui si chiama? Roberto Manelli. Ecco, per chi ci segue è una persona nota perché l'abbiamo già seguito. Si occupa di Parco della Vernavola, lo fa con i ragazzi occupandosi anche di orienteering, quindi complimenti. Oggi però ho scoperto che è anche professore di matematica. Esattamente, professore di matematica con i ragazzi che certo. Avete appena visto, avete appena intervistato. Mi sono occupato. Ecco qua, proprio di questo volevo parlare. Perché lui ha realizzato proprio, insomma, la vignetta. La vignetta. Poi il colore è stato realizzato da una collega di marketing. Certo, insomma, questa è la nutria, naturalmente, il simbolo un po' di queste sentinelle nel parco. Un simbolo un po', insomma, in contrapposizione, nel senso che comunque si sa che la nutria. La nostra idea era di farla in chiave umoristica, certo. Ovviamente l'animale infestante del Parco della Vernavola, infestante non per causa sua ma perché qualcuno ce l'ha portato, noi uomini, e quindi abbiamo reso questa immagine, l'immagine della nutria sotto forma di vignetta, per fare in modo che appunto rappresentasse un pochettino la mascotte di questo progetto. Poi è stata rivisitata in chiave, diciamo, in versione cattiva sui pannelli. Infatti si troverà la nutria rumorosa, la nutria che sporca, la nutria che fuma, e fino ad arrivare nel lontaneto, che vedrete se andrete a visitare anche quei pannelli, diventerà nutria zen che raggiunge la pace dei sensi. E quindi finalmente. Beh, insomma, intanto complimenti per la bella iniziativa, spero di vedere questa effigie in giro molto spesso per Pavia, soprattutto per ricordarci che l'ambiente va rispettato. Complimentoni, grazie a te e a tutti i tuoi ragazzi. Ciao. Dromedario, ippopotamo, iena, coccodrillo, giraffa, zebra. Sono sempre così tranquilla nella mia tana. Ogni volta che metto fuori Musetto sento sempre un gran fracasso. Quando qui si fa silenzio è possibile riuscire ad ascoltare il verso degli animali. Elefante africano. Sapete perché è scappato? Perché è arrivato questa ragazza qua con la musica alta.
Pappagallo. E poi ancora, rendi più accogliente l'ambiente stando attento a non lasciare in giro rifiuti o altro e lascia che la natura faccia il suo corso. Prenditi cura del parco come se fosse il tuo giardino. Rifiuti, guardate che non tutti sono biodegradabili. Alcuni ci mettono fino a 1000 anni prima di essere smaltiti dall'ambiente. Usate il cestino! E dall'Asia sono arrivati gli animali, eccoli qua. Dentro il cerchio fanno un giro e l'appello si farà. Tigre, cammello, panda, ghepardo, tartaruga, rinoceronte, orso bianco, orso bruno, elefante indiano. Come sta andando? Bene. Che punto siamo? Siamo a 6 su 10. 6 su 10? Sì. Cosa ci manca? Una pigna, una piuma, un animale vivo e qualcosa di antico. Ecco, il rifiuto l'avete trovato subito, sì. Immagino. Ecco, dai, al lavoro, via, via, via. Orango, bisonte. Bisonte. Ancora altri preziosi consigli con la nostra nutria che ci insegna. Spegni bene la sigaretta prima di buttarla nel cestino. Questo è un luogo pubblico, usa i cestini o porta a casa i rifiuti. Non danneggiare le cose, panchine, tavole e cestini sono di tutti, anche tuoi. Non accendere i fuochi, danneggiano la natura e le attrezzature. Tieni sempre a guinzaglio il tuo cane perché qualcuno potrebbe anche aver paura. E poi raccogli tutti i bisogni del tuo cane perché a nessuno piace calpestarle. E questi sono soltanto alcuni dei tanti consigli che trovate in giro per il parco. Quindi un consiglio ve lo do anch'io. Fatevi un giro e venite a leggere tutto quello che hanno fatto questi ragazzi. Bravi! Dall'America sono arrivati gli animali. Chi cercate? La formica. La formica, va che... Vai, vai, cerca, cerca, che ce ne sono un po'. Cercate anche voi, dai. Serve una mano qua. Eccoli qua, dentro il cerchio fanno un giro e l'appello si farà. Bisonte, aquila, giaguaro, coyote, puma, lama, struzzo, pinguino, renna, alligatore, condor, canguro. Ragazzi, per noi è quasi tempo di andare, però visto che vi sarete incuriositi vi presento Giulia. Ciao Giulia. Senti un po', lo diciamo a bassa voce. Qual è il premio finale della caccia al tesoro? Allora, sono dei braccialetti e delle caramelle nascoste in una cassettina a forma di cassa del tesoro che è sotterrata. Perfetto, bravi, bella idea, complimenti, in bocca al lupo a tutti, eh. Ciao. Grazie, ciao. E allora per noi è tempo di andare, però ci tenevamo a venire a trovare questi bambini e tutti coloro che hanno fatto questa bella iniziativa, proprio perché è bello che si impari fin da piccolo ad avere rispetto della natura dei nostri parchi, vero? Bravi, bravi, bravi. E allora mi raccomando, anche voi che ci avete seguito da casa, venite a farvi un giro alla Vernavola, vedete tutto quello che è stato fatto e soprattutto rispettiamo questo bel posto, anche nel rispetto di questi bei bambini che sono il nostro futuro. Quindi fatevi un bel applauso, dai. Oh! E per quanto riguarda noi, ci vediamo la prossima, bambini, fuori la voce! Via Tele Pavia! Ciao! Mi son perso, non mi trovo e mi guardo intorno, mi riporto.
portata sulla strada la mia zucca di Dorno. In provincia di Pavia la cucina regna, lo conferma anche l'asparago di Cillavegna. Sei passato in Lomellina, certo ti conviene, son sicuro che hai assaggiato la cipolla di Breme. E un bel piatto di risotto ti darà anche il sorriso, se ti fermi a Sartirana, che città del riso. A Voghera il peperone più buono che c'è, se poi passi a Staghiglione lì c'è pure il Prasadè. Gira a destra verso Mede, prova la scottona, con i vini d'Oltrepò poi ancora più buona. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Tele Pavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Tele Pavia.